Bentornati diavoletti e bentornate diavolette qui su Eller Channel. Oggi registro il secondo della giornata. Non so se andrà in onda, se verrà pubblicato prima questo o prima l'altro che ho registrato sul make-up, ma comunque questo invece è un haul sui vestiti, praticamente gli sgoccioli dei saldi. Se siete curiosi di sapere che cosa ho acquistato, ovviamente non vi rimane che guardare questo video, ma prima vi chiedo un like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Eller Channel. Io vi mando il solito bacio e vi aspetto dopo la sigla. Allora, iniziamo subito dicendo che chi conosce il canale sa benissimo che io l'autunno scorso, quindi dopo l'estate scorsa, ho iniziato tutto un percorso di cambiamento, anche proprio dell'abbigliamento che avevo all'interno dell'armadio. Per cui sono iniziati gli acquisti. Normalmente io non amo fare shopping, è una cosa che mi annoia parecchio. Però ovviamente se ho bisogno di cambiare quello che ho nell'armadio o di rivalutare determinate cose, insomma, nei negozi bisogna andarci. Per cui ci sono andata e mi sono ritrovata a ripassare una volta con la mia migliore amica Betta e un'altra volta con mia sorella. Per cui accompagni la tua amica, cosa fai? Tu non acquisti niente, non guardi niente e mi sono ritrovata a fare due acquistini anche io e volevo condividerli con voi. Allora, innanzitutto siamo passati da Stradivarius e ho acquistato questa camicina svolazzosa che vedete. Allora, non che io avessi bisogno dell'ennesima camicia, perché questa è uguale identica alle altre che ho preso da Primark, forse diciamo che la balza è un pochettino più lunga, ma diciamo che è la stessa tipologia, spalle scoperte, è arricciata qua davanti, è liscia, nel senso che non ha i bottoni. Ma ha questa stampa Vichy gialla che mi fa impazzire, cioè ragazzi, io sto iniziando a vestirmi coi colori e non ci posso credere. E questo giallo, questa stampa gialla mi fa impazzire. Avrei voluto comprare anche un vestitino giallo da mango, sì, da mango, se non mi sbaglio, ma non lo trovo più, non lo trovo più e quindi non ho potuto acquistarlo. Però, insomma, questa camicina gialla mi fa impazzire. La lunghezza è media, non è sciancrata né niente, viene giù dritta e quindi insomma, la vedete, la potete vedere anche nello specchio, dietro uguale, è bellissima. L'ho pagata 5 euro, era in super saldo, nel senso che costava 15, l'ho pagata col 62% di sconto. Vi segnalo che da Stradivarius ci sono un sacco di agende a 1 euro, a partire da 1 euro. Io ho comprato questa, che però era un'agenda nuova, l'ho pagata 10 euro, che però ha un planner sia mensile che settimanale e all'interno di quello settimanale ha quello giornaliero. In quello mensile c'è questo, che è praticamente voi segnate il mese e giorno per giorno tutti i giorni nei quadratini. Di qua ci sono le note e qua ci sono le stelline per dire se il vostro mese è andato bene oppure no, quindi una valutazione del mese. Poi, dopo il planning mensile, ci sono 6 settimane, calcolate anche che ci potrebbero essere i primi 2 giorni, tipo il primo giorno, il mese parte di domenica, per cui una settimana si spreca per il primo giorno e magari finisce di giovedì, una settimana si spreca per gli ultimi giorni, quindi 6 settimane in totale, dove scrivete appunto in alto, scrivete la settimana, poi scrivete le priorità. Scrivete quello che non vi dovete dimenticare e man mano lo spuntate, sotto ci sono le note e qua di fianco c'è la possibilità di segnare gli appuntamenti più importanti giorno per giorno. Così facendo praticamente io ho sott'occhio tutto il mese e tutta la settimana in 2 pagine e questa era la cosa che mi serviva nella maniera più assoluta, dati gli eventi, insomma, degli ultimi giorni. Avevo proprio bisogno di tenere un planning di questo tipo e quindi l'ho comprata anche se non era assolutamente in saldo. L'ho pagata 10 euro, però è veramente bellissima e utile. Ho già iniziato ovviamente a scarabocchiarla tutta. Tornando invece agli acquisti, appunto dedicati al vestire, ho fatto un po' di shopping in alcuni negozi. Purtroppo di un negozio ho perso il bigliettino, per cui non vi posso dire che negozio è perché non me lo ricordo, ma vi posso dire che è in Corso Genova, proprio a metà, e è molto carino, ha dei vestiti di ottima qualità, ve li farò vedere. Prima però parliamo di motivi.
Allora, Motivi è un franchising che ho sempre reputato X, nel senso che a volte propone dei vestiti di qualità veramente molto molto alta e il cui rapporto ovviamente qualità-prezzo è molto vantaggioso. A volte propone delle ciofeche allucinanti. E quindi non so mai se quando entro a Motivi troverò qualcosa di buono o troverò invece qualche cosa che non è affatto di mio gradimento. In questo caso la collezione primavera-estate di Motivi era splendida, però costava una barcata di soldi. Adesso hanno tutto in svendita dal 50, 60, 70% e io ho comprato questo vestito lungo. Il colore è un color cipria, spero che si veda, ed è tutto fatto con questo ricamo tipo pizzo sangallo. Ha una balsa sotto al ginocchio qua e una balsa finale praticamente alla caviglia. Arriva raso terra, non è foderato, ma il tessuto è molto molto pesante, ha le spalline e dietro si allaccia con questo fiocchetto. Davanti ha uno scollo molto pronunciato, però comunque non volgare. Ovviamente il taglio è un taglio impero, nel senso che ha la vita, non è alla vita, non è sulla vita, quindi non va a sottolineare il punto vita, ma sottolinea proprio sotto il seno. Per cui se avete qualche chiletto di più è un ottimo metodo per mascherarlo. Il vestito è bellissimo e l'ho pagato 23 euro e non ci potevo credere perché costava 100. Ok, ed è veramente, però la qualità è da 100, ve lo dico proprio in maniera sincera, la qualità magari non da 100 ma da 70 tutti, perché è veramente meraviglioso, il tessuto è meraviglioso, è fresco, non puzza ed è la fattura è perfetta. Lo adoro, l'ho già messo un sacco di volte perché non me lo volevo più levare di dosso e l'ho adorato. Si stende, non devi neanche stirarlo, poi vabbè, se lo vuoi stirare rimane un po' più pulito, però è meraviglioso. Ho provato anche altri vestiti da Motivi, ma mi stavano malissimo, però voglio ripassare perché ho visto una tutina e secondo me se la ribassano ancora un pochettino, probabilmente me la prendo perché mi piaceva veramente tanto. Poi sono andata in questo negozio che appunto non mi ricordo come si chiama e ho fatto un bel po' di acquistini. Allora, per la modica cifra di 10 euro sono riuscita a trovare finalmente un paio di shorts. Li vedete così perché li avevo messi da lavare e non ho fatto in tempo a lavarli. Un paio di shorts con le tasche, la cinturina in vita, la vita media perché non è altissima ma non è nemmeno bassa, copre completamente il popò e ha queste bellissime frange. Il tessuto è di jeans ma è leggerissimo. E su mi stanno perfettamente. Adesso non so se riuscirò a registrare il try on di questi pantaloncini o meno. Se ho qualche foto da Instagram ve la posto qua. Ma sono veramente bellissimi. È un acquisto veramente di cui vado molto molto orgogliosa. Poi, dato che siamo in periodo pantaloni palazzo, li ho cercati tutto l'inverno e non ne ho trovati, li ho cercati tutta l'estate e non li ho trovati, stavolta li ho trovati per cui ho fatto più o meno scorta. Ho preso questi color verde militare, sono dei semplicissimi pantaloni palazzo che vanno giù dritti. Qua vi metto comunque la foto che ho pubblicato su Instagram. Seguitemi su Instagram e su 21 Buttons se volete vedere tutti i miei outfit, perché ultimamente ne sto facendo parecchi e li sto anche pubblicando, cosa che non faccio molto spesso, però sto facendo sempre più spesso. Secondo me sono abbastanza carini da vedere. Quindi ho preso questi e poi ho preso anche questi che sono meravigliosi perché li lavi e non li stiri, che sono sempre pantaloni a palazzo. Mi stanno benissimo nonostante siano bianchi. Sì, sono un bianco crema e sono tutti plissettati. Spero che si veda. Sono tutti plissettati, per cui praticamente non vanno stirati. Io li appendo appunto su questo appendiabito a forma di, cioè quelli con le pinze proprio per le gonne, e praticamente così rimangono. Quindi io non mi devo neanche preoccupare di stirarli. Che è una cosa ottima per quanto riguarda soprattutto l'estate, perché io non è che mi posso portare dietro il ferro da stiro d'estate, poi sai che è caldo a stirare.
Stessa cosa per queste magliette, questa non è stata stirata, è una maglietta che ha questo scollo morbido, portata senza reggiseno è bellissima, portata e non è trasparente, portata con reggiseno secondo me perde un po' il fascino della morbidezza perché insomma si vede il seno rigido sotto, però comunque è molto molto bella, il tessuto è fresco, è leggero e boh, mi piace tantissimo anche questa e ultimamente la sto abbinando con i pantaloni appunto quelli plissettati, ma anche con i pantaloni palazzo. Invece come abbinamento dei pantaloni palazzo ho preso questa maglia che è color cipria, ha questi profili dorati, spero che si vedano in camera, qua dei profilini dorati nel senso che ha proprio delle cuciture fatte con un filo tipo dorato. Questa è proprio una specie di maglioncino leggero che l'ho preso per le serate d'estate, soprattutto quando andiamo a trovare la nonna di Mr. X che fa un po' freschino lì perché siamo in campagna e ci vuole magari una maglietta un pochettino più coprente. Anche qua le maniche hanno i profilini e sotto cade così, sempre tutta profilata con questo materiale dorato. Ed è di un rosa chiaro chiaro chiaro, come un po' come il mio cardigan, quello che metto praticamente spesso. E questa sta divinamente con i pantaloni palazzo verdi. Non vi ho detto i prezzi? Allora, i pantaloni palazzo quelli verdi li ho pagati 15 euro. Quelli bianchi plissettati li ho pagati leggermente di più, ma si tratta di pochi euro, non mi ricordo esattamente il prezzo, e le due magliette le ho pagate 10 euro l'una, tenendo conto che il maglioncino, quello rosa, questo qua, come prezzo base costava oltre 70 euro, perché il tessuto è veramente di qualità molto molto alta. Ultimo acquisto, ma questo era veramente necessario. Necessario perché? Perché l'anno scorso avevo comprato dei sandali che poi sono quelli che mi avete visto indossare quando ho rotto le scarpe nel vlog di quando mi si è rotta una scarpa che doveva andare all'evento di Hogwarts e praticamente mi si era rotta la scarpa. E avevo appunto quei sandali che utilizzavo per guidare. Oramai li utilizzavo solo per guidare perché mi facevano venire mal di piedi e quindi non riuscivo più ad utilizzare, non avevo più nessuna scarpa aperta, diciamo così, da utilizzare d'estate. La volevo con un po' di tacco perché appunto quei pantaloni palazzo stava bene un po' rialzata, ma non volevo un tacco esagerato o comunque un tacco scomodo per camminare. Sono andata in 10.000 posti, non trovavo niente, tra l'altro io vorrei un modello tipo espadrillas con i fiocchetti, con i laccetti, non trovavo niente, alla fine ho trovato queste che mi sembravano un po' le ciabatte della nonna e non mi convincevano affatto. Le ho trovate da scarpe scarpe, sono scamosciate, anche quello non mi ispirava proprio per niente. Le ho indossate e ho detto queste sono le mie perché sembra veramente di stare in ciabatte, hanno il tacco perché vedete che comunque hanno un tacco di 10 che però si soffre come un tacco di 4 perché davanti c'è un plateau molto molto alto e quindi praticamente non si soffre, anzi si cammina perfettamente perché hanno appunto questo po' di rialzo nella piega del piede. Comunque sono piuttosto alte per cui stanno perfettamente coi pantaloni palazzo, non sono bellissime ma tanto sotto i pantaloni palazzo non si vede che sono così, comunque si cammina perfettamente, al piede mi stanno, devo dire che mi stanno veramente bene al piede perché il mio piedino è sottile per cui escono tutte le ditine, insomma stanno veramente bene al piede e le ho pagate 23 euro, quindi da scarpe scarpe le ho trovate, anche queste le ho trovate col 60% di sconto perché costicchiavano. Le sto utilizzando praticamente tutti i giorni e vi dico che sono stra comode e che se le avessi trovate anche in nero le avrei comprate anche in nero. Con questo il mio haul è praticamente concluso, mi auguro che vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa vi è piaciuto di più sotto nella parte dedicata ai commenti e guardate all'interno dell'info box perché troverete tutte le informazioni riguardanti questi capi, soprattutto se riesco a ritrovare il bigliettino da visita del negozio in cui ho acquistato i capi che avete visto. Vi ringrazio di essere stati con me fino alla fine di questo video, se l'avete fatto aggiungete un cuoricino all'interno del vostro commento così io saprò che avete visto il video fino a qua.
Vi ringrazio veramente ancora tantissimo. Se il video vi è piaciuto, vi prego di lasciarmi un like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Aller Channel. Io vi mando il solito mega bacio e tantissimo, anzi io e la zanzara vi mandiamo tantissimo, ma tantissimo amore.